nostro viaggio in Molise torna a fermarsi a Jelsi e siamo con i Modena City Ramblers. Siamo ovviamente con gli ospiti d'onore di questa serata dedicata alla 211esima festa del grano in onore di Sant'Anna, con un palco che tra poco accoglierà il vostro show. Siamo con Massimo e Francesco, ma sappiamo che sul palco siete tanti di più e soprattutto celebriamo i 25 anni di musica della vostra attività. Sì, 25 anni che spero non si vedano più di tanto. Devo dire che sì, sono tanti anni di carriera, tanti anni che giriamo per i palchi, per tutto lo stivale, non solo per fortuna, però con immutata gioia e immutata voglia di suonare, anche quando magari fai delle lunghe trasferte molto faticose, anche quando passi tanto tempo in aeroporto. Noi comunque il fatto stesso che poi ci troviamo su queste tavole di palcoscenico a fare il nostro lavoro e che poi anche la nostra passione ci ripaga di tutti questi sforzi. Anni trascorsi a raccontare un pochino anche quella che è l'Italia, ma non soltanto l'Italia, diciamo quello che con la musica si può esprimere, con la musica si possono dire tante cose, una parola però diciamo si sposa benissimo, libertà. Sì, noi siamo nati come una band che aveva la pretesa di esprimere qualcosa che andava al di là della semplice gioia del condividere la musica come un'occasione di intrattenimento, quindi anche di cercare di confrontarci con tematiche un po' più importanti che rimandavano e rimandano tuttora al nostro sentirci parte di una società, di un popolo, e mai come ora, visto insomma questa era globale, di anche cittadini del mondo, insomma, con tutte le problematiche, tutti anche gli orizzonti, i sogni che possono arrivare dal sentirsi in questo stato, no? Cittadini italiani, ma cittadini soprattutto del mondo. Ecco, cittadini del mondo, si è cittadini anche attraverso la musica. Voi avete avuto sempre questa impronta quasi dalle prime esperienze di questo combat folk, che però significa poi in pratica miscelare diverse storie, culture e quant'altro, passando dall'Irish al rock, al klezmer. Insomma, sicuramente ecco, anche, la musica aiuta anche in qualche modo ad unire. Sì, assolutamente, noi pensiamo questo, diciamo che noi tutti i viaggi che abbiamo fatto al giro per il mondo, e li abbiamo fatti tanti, più in passato in realtà che adesso, però il nostro vessillo era quello, l'unione, il conoscere gente di culture differenti e musicisti che hanno un approccio alla musica differente dal nostro, ma spesso e volentieri le esperienze più belle che abbiamo fatto sono quando si è creato questa specie di melting pot sonoro con dei musicisti africani, magrebini, di ogni parte, boliviani, ecuadoriani, eccetera, e che poi anche quello che mantiene viva la nostra musica e che mantiene viva le storie che raccontiamo. Parliamoci chiaro, se vuole fare un bel disco anche in una registrazione senza mai uscire al di fuori, semplicemente non è il nostro viaggio. Il nostro viaggio è quello appunto del viaggio e dell'unire più generi, dell'unire più storie e raccontare le storie delle persone che incontriamo, delle persone che ci scrivono, delle persone che di fronte alle quali ogni sera o quasi ogni sera da 25 anni alle quali mostriamo la nostra musica. Siamo con Salvatore D'Amico, sindaco di Jelsi, dunque una festa di Sant'Anna 2016 che si conferma come un momento di grande condivisione e partecipazione. Tantissime le persone che sono arrivate, che sono state accolte nel migliore dei modi, anche se era di martedì infrasettimanale, ma come di consueto tantissima gente e una macchina organizzativa all'altezza della situazione per accoglierli, per guidarli. Certo, noi siamo diventati abbastanza bravi sia per l'accoglienza sia per l'organizzazione delle feste, queste in particolare, insomma. C'è tutta una macchina organizzativa che il comitato, l'amministrazione, ma diciamo che partecipa tutta la popolazione, tutta la comunità. Tirano fuori dei lavori artistici veramente di grande qualità,
curate nei minimi dettagli, quindi il livello è diventato molto alto. Da questo punto di vista è importante ricordare anche il ruolo del museo, del MUFEG, che da un anno circa conserva alcuni di questi capolavori che prima purtroppo, diciamo, o andavano distrutti oppure trovavano comunque buona residenza anche in istituzioni pubbliche, ma insomma vederle tutte assieme sicuramente è una cosa importante. Certo, noi abbiamo voluto fortemente, tutta l'amministrazione, io compreso, abbiamo spinto per la realizzazione di questo museo con grandi sacrifici. È un museo che non è soltanto un luogo, diciamo un cimitero, non è un cimitero, è qualcosa di dinamico, è un museo, né come museo, nemmeno quello, un museo di comunità. Museo di comunità, tutto è museo, anche la Sfilata è un museo, fa parte del museo. Diciamo che è diffuso sul territorio, nella chiesa c'è il museo, è un museo, nella chiesetta piccola che sta vicino al monumento è un museo, le case private sono un museo, quindi quello, il luogo principale è quello che sta al convento dei frati. In particolar modo diamo anche uno sguardo, diciamo, a quella che è l'esperienza degli anziani. Oggi ci ha toccato, diciamo, una delle guide delle traglie, il signor Biagio, quasi settantenne se non sbaglio, con il nipote Biagio che ha quasi un anno. I buoi si fermavano semplicemente a un semplice comando vocale. Insomma, forse questo è un quadro che dà la sintesi. Certo, questa è la devozione. Questa è la devozione. Quando uno è devoto, lavoro per tutto l'anno, per la preparazione, per l'assistenza ai buoi, per darle, per donarle, diciamo, nell'uso durante la festa.